chiedo perdono per gli atteggiamenti e i comportamenti non cristiani, persino non umani, che nella storia abbiamo avuto contro di voi. Qualunque sia la valutazione che ciascuno di noi dà al papato come istituzione o a Bergoglio come papa, quello di stamani è stato un evento storico di grande, grandissimo rilievo. Questa mattina Papa Francesco è andato a rendere visita alla comunità valdese di Torino. È la prima volta che accade in 800 anni di storia della Chiesa valdese. Sin dall'inizio di questo movimento cristiano nel XII secolo, la Chiesa romana lo ha sempre avversato, con aspre condanne per eresia, persecuzione, roghi. Certamente i tempi sono cambiati. Da più di 100 anni esiste il Movimento per l'Unità della Chiesa Cristiana, il Consiglio Ecumenico delle Chiese, di cui protestanti, anglicani, ortodossi e cattolici fanno parte, sebbene questi ultimi non proprio come membri effettivi. Un cammino comune che ha portato a incontri di grande rilievo, come ad esempio le Assemblee Ecumeniche Europee, Basilea, Graz, Sibiu, oppure la firma della Carta Ecumenica di Strasburgo. Ma un cammino che si è rivelato anche irto di ostacoli, con brusche frenate. Non a caso si è parlato di inverno ecumenico. Forse con questa visita di Papa Francesco, dopo un consistente periodo di gelo, i rapporti con i protestanti italiani si sono riavviati? Abbiamo raccolto i primi commenti a caldo dei protagonisti di questa giornata storica. Io credo che sia stato un momento come doveva essere: fraterno, bello, simpatico, affettuoso, e che ci permette di lanciare lo sguardo al futuro anche con un certo ottimismo. Per cui, se vi siete persi la diretta di questa mattina, guardatevi almeno lo speciale protestantesimo in onda su Rai 2 questa sera, 22 giugno, a 00:40 circa. Cercateci su Facebook per dirci cosa ne pensate, condividete con noi i vostri commenti e le vostre proposte. Dalla redazione di Protestantesimo, Marco Davite vi saluta e vi augura buon ascolto.